E infine, e più di un'altra cosa, noi ci impegniamo a difendere la nostra Costituzione contro l'offensiva populista e plebiscitaria. Non accetteremo che venga messa nel repostiglio delle cose vecchie. Quando abbiamo fatto qualcosa di buono in questo Paese è perché abbiamo rincorso la nostra Costituzione e ancora dobbiamo rincorrerla perché è più avanti di noi. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Dobbiamo correrle dietro, che è ben più avanti di noi. E ricordiamoci che abbiamo già vinto un referendum contro chi voleva stravolgerla e se ci provano ancora, li sconfiggiamo ancora. Noi pensiamo dunque ad un gruppo di leggi che sostengano una riscossa civica del nostro Paese. Le leggi non sono tutto, ma possono aprire la strada a nuovi comportamenti. E basta con i peccati veniali, che sono sempre quelli che fai tu o che fanno i tuoi amici. Un peccato è un peccato, un reato è un reato. Un imbroglio è un imbroglio, una maleducazione è una maleducazione. E cominciamo da noi democratici. Noi vogliamo essere gente per bene, perché vogliamo che l'Italia sia un paese per bene. Cari amici e compagni, solo ancora qualche minuto. Queste nostre idee ci guideranno oggi per l'opposizione e domani per il governo del Paese. Vogliamo discuterle non solo dentro la politica, ma con ogni forza viva della società. E vogliamo discutere le idee di chiunque sia preoccupato per la realtà e per le prospettive dell'Italia. Così come abbiamo fatto nei giorni scorsi sull'importante documento della Conferenza Episcopale Italiana in preparazione alla settimana sociale, che io vi invito a leggere. E vogliamo discutere queste nostre idee naturalmente con le forze di centrosinistra disposte a stringere con noi un patto che abbiamo voluto chiamare Nuovo Ulivo. Nuovo Ulivo. Nuovo Ulivo per dire che cosa? Per dire che meccanismi di alleanza non affidabili come l'Unione non li vogliamo più. Io non voglio più governi che disfano al mattino quello che hanno fatto la sera prima. Chi ci sta? Chi ci sta? Si vincola a un progetto comune e ha un accordo politico e offre la disponibilità a un percorso che aiuti la riorganizzazione di un centro-sinistra di governo. Chi ci sta, e questo è un punto ben importante, conviene sulla centralità dell'Europa, su una comune piattaforma europea che noi stiamo discutendo utilmente con tutte le forze progressiste europee per un rilancio della dimensione federale, per nuove politiche di intervento sul lavoro e sulla crescita. Chi ci sta? Conviene con noi che non potranno essere i partiti soli a interpretare il risveglio italiano. I nostri partiti devono mettersi all'aria aperta, al servizio di un movimento in cui vivono il protagonismo e la speranza di tanti e quindi pur nei tempi nuovi. E con un progetto nuovo deve insomma suonare ancora una canzone popolare. È questo che intendiamo. E noi vogliamo che a partire dal Nuovo Ulivo si cerchino le condizioni, se esistono, per un patto di governo con le altre forze dell'opposizione parlamentare. E vogliamo che a partire dal Nuovo Ulivo
si cerchino le condizioni per discutere con tutti quelli disponibili, dentro e fuori il Parlamento, di regole del gioco, di riforma delle istituzioni, di difesa della Costituzione, perché la democrazia non può essere solo affare nostro, bisogna che tutti se ne preoccupino. È questo che intendiamo parlando di alleanza per la democrazia. Ci si sta scontrando aspramente nel centrodestra. Una parte della destra sembra cercare una prospettiva più europea, costituzionale, mettendo a critica le piegature plebiscitarie e personalistiche di Berlusconi. Se è così, noi chiediamo semplicemente coerenza e concretezza, a cominciare dal rifiuto di ogni norma che discrimini i cittadini davanti alla giustizia. E allora vedete che con questa impostazione, che a me sembra chiara, e quindi sapendo bene quello che vogliamo e qual è la nostra ricetta, noi affrontiamo questa fase convulsa. Una fase politica, badate, di cui non possiamo conoscere la durata, ma di fronte alla quale dovremo mostrare combattività e tenuta, e tenuta. Noi siamo di fronte a una crisi politica conclamata della destra, che non è in condizione di garantire al Paese qualcosa che assomiglia a un governo vero. Dopo che il partito del predellino si è ribaltato alla prima curva, cercano ancora di promettere al Paese una stabilità che non può esserci, una governabilità che non può esserci, tutti lo sanno, e tutti sanno che il Paese invece ha problemi molto seri. Vengano in Parlamento dunque, riconoscano la crisi politica e si rimettano al Presidente della Repubblica e alle Camere, perché così indica la nostra Costituzione, e finché non avremo la Costituzione di Arcore devono rispettare quella su cui hanno giurato.